I seggi in Gran Bretagna si sono chiusi alle ore 22 di ieri. È stato un voto non molto partecipato per eleggere i rappresentanti britannici al Parlamento europeo, ma che ha avuto i toni di una nuova sfida sulla Brexit, sull'uscita dall'Unione Europea, la quale, se dovesse andare in porto il prossimo 31 ottobre, i 73 deputati britannici saranno in carica solo pochi mesi. Nonostante le autorità di Londra abbiano vietato di pubblicare exit poll fino a domenica sera, quando avranno finito di votare tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, nel paese comunque sono emersi dei sondaggi che danno come trionfatore Nigel Farage e il suo neonato Brexit Party, il partito anti-europeista, mentre è dato per sconfitto il partito conservatore della Premier Theresa May, che oggi ha annunciato le dimissioni. Anche in Olanda i seggi si sono chiusi ieri per eleggere 26 deputati, ma a differenza della Gran Bretagna, gli exit poll stanno già animando tutti i dibattiti politici sulla scia delle previsioni della vittoria inaspettata del laburista Frans Timmermans, leader della sinistra, attuale vicepresidente della Commissione europea. Stando ai sondaggi, sempre in Olanda sono in calo i due partiti dell'estrema destra. Oggi voto in Irlanda per eleggere 11 deputati europei e urne aperte nella Repubblica Ceca oggi e domani, unico paese europeo a votare due giorni, per eleggere 21 deputati. La grande incognita è l'astensionismo.